Salve a tutti cari amici riflettori sull'Atletica, sulle note di Panama del grande Ivano Fossati, iniziamo la 20ª puntata di Riflettori sull'Atletica. Questa sera, come al solito, tanti argomenti da trattare, iniziamo subito con la finale A2 che si è svolta a Orvieto, la finale A2 dei societari, per il terzo anno consecutivo la Libertas Orvieto allo stadio Luigi Muzzi ha ospitato una finale nazionale, 2010-2011 finale A1 e quest'anno finale A2. Quest'anno per fortuna nella finale A2 c'era una compagine umbra, esattamente le donne della Libertas Arx Cus Perugia, e purtroppo non c'era la Libertas Orvieto che per pochi punti non è potuta accedere a questa finale. In ogni caso ottima l'organizzazione della Libertas Orvieto del presidentissimo Carlo Muscatelli. Ha funzionato un po' tutto bene e soprattutto hanno funzionato bene le ragazze, perché la prima giornata era iniziata un po' così, ottavi dopo la prima giornata, poi nella prima giornata complice anche l'esclusione dai 100 metri per falsa partenza della Moroni, e nella seconda giornata invece hanno cominciato bene punto a punto e sono riuscito a ottenere questo grandissimo secondo posto che consente alle ragazze della Libertas Arx Cus Perugia il prossimo anno di accedere alla finale A1. Naturalmente poi per accedere veramente alla finale A1 dovranno confermare un punteggio, ma sicuramente anche con qualche rinforzo che sicuramente sarà effettuato, le ragazze hanno tutte le possibilità per accedere, quindi confermare la promozione in A1. E dobbiamo dire subito questo grande risultato è stato ottenuto per merito un po' della compattezza della squadra. Dobbiamo naturalmente segnalare le vittorie di Gloria Guerrini sia nei 400 che negli 800, 55-6 e 2-11, tempi molto molto buoni, discreti. E poi la stessa Guerrini ha portato le compagne della 4x4 sempre al secondo posto anche per la 4%. Benissimo anche Costanza Martinetti con il nuovo record regionale dei 5.000 dietro alla grande Veronica Inglesi, la nazionale Veronica Inglesi, seconda la Martinetti in poco più di 18 minuti, nuovo record regionale, record regionale anche per Deborah Lini nei 3.000 siepi, 12.44, ottima terzi posti per la Scarponi, Benedetta Scarponi nel giavellotto e per Elisa Pacilli nei 200 metri. E poi la Lazzari non ha fatto una grandissima misura, ma in queste finali contano soprattutto i punti, e lei vincendo la gara dell'asta con 3,60 ha portato 12 punti veramente importanti per la squadra per farle ottenere questo grandissimo risultato, ripeto, secondo posto. We'll be right back.
Allora, naturalmente la finale A2 di Orvieto non era l'unica finale, perché naturalmente c'era la finale oro, quella che assegnava lo scudetto, che si è disputata a Modena, e poi la finale argento e la finale A1. Nella finale di Modena, la finale che assegnava lo scudetto, è giunto l'undicesimo titolo per l'Audacia Record di Roma, prima fino a 2 anni fa si chiamava Fondiaria Sai, e tutti gli 11 scudetti, ripeto, tutti gli 11 scudetti sono stati vinti da una sola atleta, e questa atleta è Benedetta Ceccarelli. Benedetta Ceccarelli, l'umbra perugina Benedetta Ceccarelli, primatista italiana dei 400 ostacoli, che è ormai da diversi anni il capitano di questa squadra, questa grande squadra romana, e lei è l'unica, ripeto, che si è aggiudicata tutti gli 11 titoli. Questa volta i suoi 400 ostacoli, 1:00:64, un tempo mediocre per lei, ma sappiamo tutti i suoi problemi tendinei, e quindi in questa finale contavano i punti, e lei, come sempre, ha fatto un ottimo risultato. Quindi secondo posto e ben 11 punti alla squadra. In ogni caso è stato un vero capitano che ha trascinato le più giovani all'ennesimo successo della squadra del presidente Enrico Palleri e di Laura Massimi. Sempre nella finale di Modena, nella finale oro di Modena, ha gareggiato Leonardo Capotosti e ha vinto i suoi 400 ostacoli, 52-48, ha gareggiato per la sua squadra la Bruni Vomano, che si è classificata al secondo posto, e quindi lo scudetto invece è andato ai milanesi della Riccardi. Nel gruppo argento invece hanno gareggiato altri tre umbri, ha vinto Giovanni Faloci nel suo lancio del disco, in una misura così così per lui, ma ormai siamo a fine stagione per tutti, poco sotto i 55 metri, quindi vittoria per Giovanni Faloci. Terzo posto per Marco Carlini, con di poco sotto i 15 metri nel getto del peso, e terzo posto anche per Ilaria Galli nella 5 km di marcia. Allora, per quanto riguarda la finale di Modena, bisogna segnalare assolutamente le tre vittorie ottenute da Manuela Revorato, la primatista italiana dei 100 metri, che dopo l'operazione al tendine d'Achille 2 anni fa sta tornando a buoni livelli, è ormai a 35 anni, però comunque non demorde e vuole essere almeno la prima in Italia. Quindi ha vinto i 100 e 200 e la 4x4. Ottimo anche il 2:25 nell'alto per Gianmarco Tamberi.